Siamo davanti all'antichissima chiesa di Santa Eufemia nel centro di Erba, dove tra l'altro sono anche conservate le lapidi dietro questa grata vetrata dei terribili bombardamenti aerei che Erba subì, perché era il 30 settembre e il 1 ottobre. Purtroppo le vittime furono oltre 80, quasi tutti civili. Ne parliamo con Emilio Magni, che è stato testimone oculare. Emilio Magni, giornalista, scrittore, che non ha bisogno di presentazione, testimone oculare, anche se aveva solo 6 anni, ma però può ricordare benissimo queste tragiche giornate che Erba ha vissuto e che sono tuttora presenti nelle generazioni di erbesi di una certa età. Le vittime furono quasi tutti civili. Sì, sono forse poco, un po' di più di un testimone oculare o presente al fatto, ma addirittura un superstite, perché ero nel cuore del bombardamento aereo a tappeto che gli americani fecero su Erba quel giorno, e ero nel podere di mio nonno in via Trieste, e qui a poche centinaia di metri da Santa Eufemia, e mia madre, stavamo cogliendo l'uva, era un giorno di festa, era sabato, c'era tanta gente in giro, stavamo cogliendo l'uva e mia madre si accorse che questi aerei avevano sganciato delle bombe, mi buttò per terra, a me una cuginetta mi coprì, mi salvò la vita, lei rimase ferita, una cuginetta a pochi metri purtroppo, Gianna Proserpio, è stata rimasta uccisa. Nel podere abbiamo contato 4 morti, poi tutti i nostri parenti. Allora non era giorno di mercato come oggi, era un sabato, il mercato al giovedì, ma la domanda, Emilio Magni, è questa: perché questo duplice bombardamento e perché bombardamento su Erba? Rientrava in importante nodo nella geografia militare tedesca? È stato un bombardamento praticamente inutile, anche come un obiettivo militare di scarsissimo conto, perché c'era un deposito di carburante poco a sud del centro di Incino, e in località Sassogna una depressione, era una cava di ghiaia, e c'era questo deposito di carburante, e probabilmente era quelli che segnalarono, lo segnalarono come un obiettivo di grande importanza, ed era una GOT, perché poi oltretutto il primo giorno sbagliarono il puntamento e lo mancarono il giorno dopo, tornarono il successivo. Giunsero da dietro il bollettone il primo giorno. Occorre dire che questo di Erba è un bombardamento perfettamente ricostruito, e dopo vedremo come. E arrivare qui, quindi quello che sto dicendo viene da documenti, quindi è sicuro. Sbucarono da Erba 12 Marauder, che furono, adesso non so se proprio bene si pronuncia così, dei bimotori, non furono fortezze volanti. Erano cacciabombardieri. No, erano bimotori, cacciabombardieri, che sganciarono il primo giorno 317 bombe da 45 kg di esplosivo, e colpirono, fu un bombardamento al tappeto, e colpì l'agglomerato di Incino intorno a Santa Eufemia, colpendo case e facendo molti morti e molti feriti, perché la gente, come ho detto prima, era in giro, normali giornate di tranquillità, e quindi ha fatto sbagliarono l'obiettivo, perché è scritto anche questo nei documenti, quelli che fornirono informazioni, sul quale c'è un mistero ancora mai dipanato, dissero di puntare sul formale, di sganciare quando erano sulla verticale della torre d'Incino, del campanile di Santa Eufemia. Cioè, invece i puntatori fraintesero e sganciarono quando erano sulla verticale di Santa Maria Nascente, che è quasi un chilometro. Che è la chiesa principale di Erba. Quindi le bombe non andarono su obiettivo, ma caddero prima e fecero quel disastro che fecero. E mancarono il bersaglio. Rifecero la cosa il giorno dopo con ben 19
i motori sganciarono 517 bombe, no? Pensate voi, su un paese, era un paese che aveva 4.000 abitanti, qui 517 bombe. Finalmente colpirono l'obiettivo, ma ormai il carburante non c'era più perché di notte i tedeschi l'avevano portato via. Ecco, perché qui a Santa Eufemia queste lapidi che ricordano? Perché le vittime erano praticamente di questa zona? La zona è praticamente il 90% erano di questa zona, di questo rione. Tu hai mano rione, delle... Diciamo rione, in realtà era il cuore di Erba. Ecco, tu hai in mano alcune pubblicazioni che hanno ricostruito nel tempo, negli anni... I quaderni erbesi e l'obiettivo Erba, che sono state due pubblicazioni edite in occasione dei 50 anni, grazie anche a Tino Ghioni, sindaco allora, che era molto sensibile a queste ricordi storici. Ecco, abbiamo ricordato le vittime, ricordiamo anche che ci fu un'ampia mobilitazione di soccorritori, perché anche da Lecco arrivarono tutte le squadre dei Vigili del Fuoco disponibili, tutte le parti, sì. Anche le squadre dell'UMPA, che era la protezione antiaerea, si unirono per cercare di salvare il salvabile, ma purtroppo la tragedia era grossa veramente. Sì, perché è documentato bene? Perché innanzitutto il prevosto di Erba, Don Erminio Casati, venne subito sul posto e ci sono ancora alcune persone che, come il signore qui, che, o sua moglie, qualcuno, che lo ricordano, che arrivava con il coso per benedire, benedire le salme. Adesso non mi viene il nome del... L'aspersorio. L'aspersorio, bravo. E poi lui scrisse una cronaca perfetta e molto dettagliata sul Liber Chronicus della parrocchia, e il giorno dopo il bombardamento, la domenica mattina, arrivò a Erba il cardinale Schuster, che portò oltre che al sostegno cristiano e morale, portò anche degli aiuti finanziari. Scampò per poco il secondo bombardamento, perché non era ancora giunto a Milano con la sua auto, che era in seguito, così che si abbatté su Erba il secondo bombardamento. I documenti arrivano anche dal fatto che un ingegnere aeronautico, Raffaele Serio, che abita a Asso, è un ingegnere aeronautico, tuttora giovane, di mezza età, che lavora nel campo dell'aeronautica, per motivi di lavoro si recò anni fa a Montgomery in Alabama, dove ci sono gli archivi dell'USAF, la forza aeronautica degli Stati Uniti, e lì ritrovò tutti i documenti. Quindi, relativi piani di volo. I piani di volo. Ha trovato anche le foto scattate dal ricognitore che seguiva immediatamente dopo, e altri ricognitori che hanno seguito, sono venuti i giorni seguenti. Queste foto si individuano ben 160 crateri lasciati da loro. Io riesco con una lente, riesco a individuare la fossa, la cratere della bomba che ha ucciso i miei parenti e ha ferito mia mamma all'angolo del podere di mio nonno. C'è una foto ancora, che penso è scattata dal ricognitore che seguiva, che scattò dalla verticale di Monguzzo indietro, e si vede Erba che brucia. Un'ultima domanda, Emilio Magni: sono passati 65 anni, ma la memoria di questa tragedia è ancora viva, soprattutto negli erbesi di una certa generazione. Sì, anche perché dicevamo prima che ha cambiato, c'è stato molto aiuto e la partecipazione di molta gente, e bisogna dire che in quei giorni lì, ha avuto il battesimo di fuoco in tutto il vero senso della parola. L'ospedale Fate Bene Fratelli. Tanto che alcuni feriti vennero ricoverati al Sant'Anna di Erba, di Como. Cioè, no, alcuni qui non ci stavano tutti, e mia mamma per esempio è stata portata a Sant'Anna, poi in Valduce, perché a Sant'Anna già non li prendeva, e l'ha portata in Valduce, anche lì c'è una storia molto bella. Eli dei Castelletti era una ragazza quel giorno
giovanissimo dell'ottobre 1944. Ha dei ricordi ancora vivissimi, proprio vissuti in questa zona del mercato. Sì, sono uscita dal lavoro e abbiamo contato 6, 12, 18. Che erano 18 aerei e poi dopo siamo arrivati, io abitavo a San Maurizio, sono arrivata in cortile, c'era un signore che mi ha detto vai in casa subito che c'è la guai, e poi abbiamo sentito il disastro, ecco. Che poi il prete di San Maurizio ha messo una bella lampada alla Madonna, perché da di San Maurizio tutti fuori al lavoro, nessuno è stato ferito. Lei non rimase ferita, nemmeno, no. Alcune sue compagne di lavoro? No. Poi abbiamo avuto paura il giorno dopo, perché vignun camò. Lei invece non era erba, era militare. Militare, quindi ricordo un poco niente dei bombardamenti, però che ricordo che mia madre era lì in fontana col cesto. No. È arrivato un mio fonogramma dal Vaticano e allora mio padre è andato solo a chiamarle e gli ha detto Marietta, perché si chiamava Marietta, vieni a casa perché è arrivato un fonogramma dall'Angelo, no, e bisogna andare a Como a rispedirlo tramite Croce Rossa, ecco. E così ha preso il cesto e è uscita dalla fontana. Come è uscita dalla fontana sono cadute le bombe, come mi hanno riferito loro, no? Sono rimaste sotto 15 donne, mi sembra, di cui una è stata disintegrata, non l'hanno trovata più. Dobbiamo dire che lei è Angelo Miotto, classe 1924, che era allora militare con la Quinta Armata, quindi con l'esercito di liberazione che dal sud risaliva la penisola per cacciare i tedeschi, e avete combattuto sul fronte di Monte Cassino. Eravamo con i tedeschi e dopo alla fine siamo andati con la... Con gli alleati abbiamo combattuto contro i tedeschi. A Monte Cassino lei è stato impegnato? A Monte Cassino. Ecco. Un'ultima domanda, mi hanno detto che lei ha ricostruito in miniatura, in legno, questa... No, in pietra. In pietra, ecco, questa antichissima chiesa di Santa Eufemia che conserva le lapidi ricordo dei caduti e altre chiese di erba. No, ho fatto quella chiesa qui di Santa Eufemia, no? E poi ho fatto quella di Santa Bogna, quella di Como. Ah, la chiesa al patrono di Como. Il patrono di Como, che sono attualmente, li ho lì ancora lì in casa, perché non ho trovato il posto per collocarle al posto giusto. Vorrebbe regalarle a qualche museo? Ma molto probabilmente questa qui forse va sulla Crevenna al museo di Erba. Quella di Santa Eufemia. E invece la Basilica di Sant'Ambrogio in Como? Allora doveva venire un presidente della Croce Rossa a prenderla, ma che poi alla fine ha preso un ictus come ho preso io, e allora è rimasta lì. Beh, auguri a tutti di guarire e che l'iniziativa vada avanti.